Avete visto che ultimamente girano foto anche sui giornali, cioè anche sul Corriere Repubblica, anche con gli ufficiali, di oggetti volanti non ben identificati, si dice. Ok, attenzione, c'è stata una riunione su un pianeta per gente che... Dai, andiamo in Italia! Oh, niente, non vogliono venire neanche gli extraterrestri. Chi vuole andare sulla Terra? A fare cosa? Non si può fare niente. Tutti gli altri pianeti ci insegnano qualcosa. Come noi a loro, ma sulla Terra? L'unico che sa qualcosa sulla Terra è Osam. Perché non ci dici a che punto erano quando sei stato sulla Terra? La legge del più forte, donne sottomesse, violenza, massacri. Se tu vuoi qualcosa, non lo puoi avere se non hai una moneta. Nemmeno da mangiare. Soprattutto. Mangiare è una necessità, si muore se non si mangia. Se ne infischiavano, se non avevi moneta niente. E credi che ce l'abbiano ancora la moneta? Oh no, penso di no ormai. Quando siamo venuti via era l'inizio dell'era industriale. E che cos'è? È la competizione, la contabilità, la produzione in massa di oggetti inutili, la guerra, il nucleare, la distruzione della natura, le malattie senza rimedio, la preistoria, insomma. Sì. Tutti sono capi, tutti si credono superiori a qualche cosa, gli uomini si credono superiori alle donne, la gente di città a quella di campagna, gli adulti ai bambini, gli umani agli animali e alle piante. E poi ci sono le razze! L'anno scorso mio fratello ha fatto un sogno telepatico sulla Terra. Sì, ho visto un paese dove le donne portano un velo sul viso e non hanno diritto di guidare le macchine. No, non è possibile. Vuol dire che hanno ancora delle automobili. Show me more.